Allora, le morti sul lavoro non sono una tragica fatalità, come ci raccontano sempre i padroni, come ci raccontano le istituzioni. Le morti sul lavoro sono una parte costituente, fondamentale in quello che c'è, perché lo sfruttamento sul lavoro, appunto, è parte integrante di questo mondo, di questa società. Si muore sul lavoro perché, appunto, c'è lo sfruttamento capitalistico, perché viviamo, appunto, in un mondo che prevede che ci sia qualcuno che al mattino si alza per andare al lavoro e non fa ritorno a casa. Questa è la realtà dei fatti, e non dipende tanto se magari il padrone è più o meno buono, più o meno cattivo. No, è proprio un tratto distintivo di questo mondo, cioè della schiavitù, del lavoro salariato e dell'inferno capitalistico in cui viviamo. Questa è la realtà dei fatti, e soltanto se riusciamo a sovvertire questa realtà dei fatti possiamo dire che non ci saranno più morti sul lavoro, perché finché esisterà questa bestia che è il capitale ci saranno morti sul lavoro. Questo è il dato. Allora, oggi qui si dice che questa è la prima cosa che si fa contro i morti sul lavoro. Beh, io ricordo che invece per svariati anni, anche l'anno scorso, l'abbiamo fatta qui, in questa stessa piazza, appunto come Tuscia in lotta. E tanto per essere chiari, perché noi diciamo le cose come stanno e non ci nascondiamo mai dietro un dito, cari compagni, non so se vi posso chiamare compagni dei sindacati tricolori, tricolori perché? Perché da un bel po' di tempo asserviti alla logica istituzionale, da un bel po' di tempo, diciamo da parecchio tempo, dalla politica dei sacrifici di lama, dai questionari nelle fabbriche contro le organizzazioni comuniste, dalla svolta del 92, no? dai bulloni che si sono riversati sui palchi, alla triplice quando appunto no, ci ha fatto tutta una serie di conquiste, vedi la riforma delle pensioni, conquista ovviamente tra virgolette, no? Se qualcuno l'avesse capito, la legge Fornero, l'abolizione della scala mobile e via dicendo. Ma questo perché? Perché, cari compagni, le questioni sono due: c'è un sindacalismo conflittuale che appunto pratica lotta di classe, fa i picchetti e fa gli scioperi, e poi invece c'è il sindacalismo tricolore confederale che fa la concertazione. Allora, se si fa la concertazione hai già perso in partenza, perché la concertazione significa quello che è successo fino adesso, ovvero che in Italia i salari non sono mai aumentati.